Se sentite una musica in sottofondo in questo momento qua è perché l'11 gennaio ci riporta non solo alla memoria di David Sassoli, ma andando un po' indietro negli anni, era l'11 gennaio del 1999, moriva Fabrizio De André. E allora questa musica, perché proprio vogliamo ricordarlo con qualcuno che non solo l'ha conosciuto artisticamente, ma l'ha conosciuto umanamente, ed è collegato con noi Mauro Pagani, a cui diamo il buongiorno e il benvenuto. Buongiorno a voi, come state? Bene, bene, soprattutto quando ci accompagna la musica, devo dire che è bello. Poi se la musica è questa, se è Creuza de Mar, ci porta anche lontani nel tempo, lontani nei luoghi. Ci racconti che cos'è questa canzone per te? Ma sì, è stato un grande esperimento, no? Un tentativo che una coppia di matti scriteriati con una bella idea in testa ha avuto a un certo punto, e abbiamo pensato che fosse il momento di cominciare a lavorare sulla musica del mondo, a ricordare le nostre matrici mediterranee, a ricordarci che siamo la nazione principe e regina del Mediterraneo con tutto quello che ne vuol dire, che ne consegue, e quindi abbiamo cominciato a raccontare questo elenco di storie dei marinai, di racconti, di memorie, di sogni. È stato molto divertente. Nel cercare di ripescare, tra l'altro, volevate l'esigenza, l'idea era quella di creare un Gram Law, un linguaggio nuovo, invece fu proprio Fabrizio De André a dire ma esiste già questo qualche cosa, insomma si può andare avanti anche ripescando quelle che sono le radici. E chi era Fabrizio? Com'era stare con lui, lavorare con lui? Nel senso, aveva molte anime, una era quella dell'amico irrinunciabile, l'altro era anche quella del puntiglioso collega di lavoro, diciamo. Sì, era piuttosto puntiglioso, devo dire. Però era molto divertente, perché la cosa principale del tutto era sempre l'intelligenza, cioè soprattutto la capacità di osservare le cose da un altro punto di vista. Cioè tu pensavi di raccontare una cosa o di guardarla, e lui sempre ti faceva vedere, proviamo a spostare la camera e a vedere le cose da questo punto di vista e poi ancora da questo punto di vista. Tutte le volte era geniale, intelligente. È stato un gran privilegio per me lavorare 14 anni con lui. Questo ci porta non solo ai 14 anni, ma a tutta la tua carriera, tutta la tua vita, in qualche modo raccolta in questo libro, 9 vite e 10 blues. È un po' un'autobiografia che ci porta anche a un giorno in cui abituato a tenere il tempo, ad andare al ritmo, tra l'altro tu polistrumentista, quindi un insieme di capacità, hai dovuto un attimo mettere in pausa tutto e cercare di ricominciare. Sì, a un certo punto all'inizio del 2020 una sera ho cominciato a vedere dei pezzi del mio campo visivo che giocavano con la realtà, si spostavano nel quadro che avevo davanti, e poi ho cominciato a stare peggio e mi sono reso conto che la mia memoria se ne stava andando, rimaneva a macchia di leopardo, diciamo. E quindi ho cominciato a cercare di ricostruire, per cui per assurdo ho riascoltato i dischi che avevo registrato nel mio passato, ho chiamato gli amici, gli ho detto ma come avevamo fatto questa cosa qui, e quindi piano piano la memoria ha cominciato a ritornare, per fortuna. E insomma, questo libro è un po' il racconto di questo viaggio all'indietro, no? Se imprime la tua memoria questo libro raccontando 9 vite e 10 blues, come cita il titolo, dà modo anche di scandire quello che è stato uno spartito musicale che ha accompagnato la tua vita, ma forse è più corretto dire molti spartiti musicali, come molte sono le vite che hai vissuto. Una fetta importante è quella dagli anni 70 al 77, sentite che è cambiato anche l'audio in sottofondo, perché è quella stagione che riguarda Impressioni di Settembre, che è quella che stiamo ascoltando, ma la PFM in modo particolare. Sì, è stato un'altra avventura meravigliosa, perché io non pensavo neanche di mettermi a fare dischi, io volevo solo fare la vita del musicista, mi bastava andare in giro a suonare, stare sul palco con gli amici, ascoltare bella musica. E poi ho conosciuto
quattro ragazzi che erano già un gruppo, e ci siamo messi assieme, abbiamo preso questo nome nuovo un po' bizzarro e poi abbiamo cominciato a scrivere musica nostra. Erano gli anni in cui, dopo anni in cui ai gruppi italiani era concesso solo fare cover di pezzi stranieri, finalmente si poteva registrare musica nostra, e appunto con Impressioni di Settembre siamo usciti, e con l'album che lo contemplava siamo andati primi in classifica subito, quindi la nostra vita è cambiata profondamente, no? Vite che cambiano profondamente, ci portano a un'altra musica che stiamo ascoltando. La canzone è Domani, è la canzone che nasce proprio a pochi giorni, a pochi istanti dal terremoto dell'Aquila tra il 5 e il 6 aprile 2009. Tantissimi gli artisti che fanno parte di questa opera. Serviva un capitano e hanno scelto te. Sì, non sapevano chi prendere e ci voleva uno che, un matto che avesse abbastanza pazienza e soprattutto invece in realtà che riuscisse a far funzionare le cose in poco tempo, perché avevamo poco tempo, e in tre giorni abbiamo registrato questa cosa. Hanno partecipato 56 artisti italiani, è stata una cosa fantastica, sono stati tutti generosi, si sono applicati a queste cose, hanno dato il meglio di sé, e anche io tutte le volte che lo riascolto mi commuovo, perché mi ricorda che si possono fare belle cose pensando agli altri, si può fare tanto. E facendo belle cose si possono anche creare belle cose, come sono quelle che continui a creare con Officine Meccaniche. Sì, e negli anni poi mi sono costruito il mio laboratorio artigiano, no? Io mi sento un po'... l'ho chiamato Officina Meccanica perché mio padre aveva un'officinetta, un'officina meccanica, e io sono cresciuto sentendo lo sbattere dei nastri, il girare delle macchine, e questa cosa qui mi ha fatto parte un po' della mia vita, no? E quindi quando ho fatto il mio studio di registrazione l'ho dovuto chiamare Officine Meccaniche, perché mi ricordava tutto questo, e ci ha portato fortuna, devo dire. E speriamo che ti porti fortuna anche nel nuovo libro, 9 vite, 10 blues, un'autobiografia. Mauro Pagani, grazie per essere stato con noi, speriamo di averti qui in studio presto e poter continuare ad ascoltare queste 9 vite e 10 blues. Una buona giornata a te. Buona giornata a voi, grazie.